Nome. Beppe. Roberta. Professione. Ricercatore. Tecnico della riabilitazione psichiatrica. Papà di? Antonio. Mamma di? Antonio. Età di Antonio? 4 anni fra qualche giorno. Il 10 maggio compie 4 anni. Diteci una cosa che Antonio ama fare. Ama saltare sul nostro letto, sul lettone. Ama cantare le filastrocche. Diteci una cosa che Antonio non ama fare. Non ama molto colorare con i pastelli e con i pennarelli e non ama particolarmente il pongo. Non ama tagliare le unghiette o farsi lavare i capelli. Anche se in realtà non è questione di amare, credo che siano, chiamiamole attività, che per lui hanno un ritorno sensoriale molto difficile da gestire. Grazie ragazzi. Oggi parliamo di un tema importante, la scuola. Diteci con qualche parola perché per voi è importante. La scuola è l'ambiente educativo per eccellenza, per cui per Antonio rappresenta un'occasione di crescita. La scuola per me è importante perché da sempre è sinonimo di condivisione e all'interno di questa parola ce ne sta un'altra, altrettanto importante, che è integrazione. Esperienze scolastiche di Antonio. Attualmente frequenta il primo anno della scuola di infanzia statale. Lo scorso anno, per la prima volta, ha frequentato una sorta di micronido gestito dalla cooperativa sociale del territorio in cui abitiamo ed è stato scelto perché era un ambiente da lui conosciuto, con un orario ridotto che si adattava bene alle sue caratteristiche e alle sue esigenze. Raccontateci in breve com'è andata ciascuna esperienza vissuta. Lo scorso anno Antonio è cresciuto molto grazie alle esperienze fatte e anche grazie al buon supporto educativo fornito dalla cooperativa. Inoltre attorno a lui si è creata una buona squadra e si è riusciti a fare rete da parte delle insegnanti, dell'ASL e del privato. L'educatrice che segue Antonio privatamente è stata accolta molto bene, è stata considerata una risorsa e questo ha contribuito molto al buon esito del percorso scolastico. Quest'anno l'inserimento è stato inizialmente complesso, perché per Antonio è stato faticoso inserirsi in un contesto nuovo, anzi, ma è stato faticoso perché abbiamo atteso a lungo l'arrivo dell'insegnante di sostegno statale, che è arrivata all'incirca dopo un mese e mezzo, quasi 2 mesi, quindi Antonio in quell'arco di tempo è stato scoperto, aveva una copertura minima assicurata dall'educatrice comunale, che poi è la stessa persona che lo ha seguito lo scorso anno. Inoltre, per motivi anche di carattere burocratico, istituzionale, quest'anno il lavoro di rete con il privato e l'ASL è stato più difficile da gestire. Cosa avete pensato quando la prima volta avete incontrato le insegnanti e l'educatrice che si sarebbero dovute occupare della crescita di vostro figlio? Beh, c'era la preoccupazione di riuscire a trasmettere quelli che erano gli obiettivi di lavoro di Antonio e quindi di riuscire a far capire che stiamo giocando tutti nella stessa squadra e per cercare di raggiungere questi obiettivi. Beh, è stato un mix di emozioni. Forse quella che ho sentito più mia è stata la paura. Poi ho capito che era importante iniziare ad aprire le porte, a raccontarsi e raccontarsi a terzi. Cosa che non avevamo mai fatto fino a quel momento perché Antonio era stato un po' cullato e protetto dal contesto familiare che aveva ben capito come comunicare con lui. E l'altra cosa che avevo a cuore era di
quella di poter incontrare delle persone che al di là della corretta formazione e di informazione sul disturbo di mio figlio fossero in realtà davvero disponibili ed aperte. Ecco. Secondo voi, come dovrebbe vedere e considerare la scuola il consulente privato che si occupa del progetto psicoeducativo di vostro figlio? Beh, dovrebbe vederlo come un aiuto, una risorsa, una collega alla pari, non certo come un controllore o come un esaminatore di quello che gli insegnanti fanno o non fanno. Il consulente privato, nel nostro caso, parliamo dell'educatrice che segue Antonio, credo debba essere vista come una compagna di squadra, una collega alla pari, anche perché credo molto nel lavoro di rete e quindi credo sia importante una buona collaborazione tra privato, scuola, ASL, educatore, insegnante di sostegno, perché insieme possono davvero creare un buon percorso di crescita per il bambino. Se la scuola in quanto istituzione potesse trasformarsi magicamente in persona fisica, cosa gli direste? Se fosse una persona, gli direi se fosse tuo figlio. Beh, se magicamente diventasse una persona, gli direi di prendersi cura di lui e di vedere quel che c'è e non focalizzarsi su quel che manca. Grazie ragazzi. Ed ora, a conclusione della vostra testimonianza, vi porgo l'ultima domanda, probabilmente la più complessa. Se Antonio potesse fare una richiesta alla scuola e alle sue insegnanti, cosa chiederebbe secondo voi? Forse chiederebbe che fossero rispettati i suoi tempi e probabilmente di essere aiutato nel gioco con gli amici. Inoltre chiederebbe di usare poche parole, frasi non troppo lunghe e complicate, quindi frasi brevi e possibilmente accompagnate da gesti. Forse Antonio chiederebbe di rispettare i suoi tempi, di concentrarsi sulle sue potenzialità, di essere aiutato attraverso il gioco a trasformare ciò che non è funzionale in ciò che è funzionale, è accettabile, e chiederebbe di essere aiutato nel gioco con i coetanei e di essere visto semplicemente per un bambino di 4 anni. Bene, ed ora fate un saluto originale a tutti. Come dirvi Antonio, ciao a tutti e grazie per la compagnia. Ciao e grazie di averci ascoltato. Un saluto originale ve lo faccio cantando una delle canzoni preferite di Antonio. Il coccodrillo come fa? La 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 la, non c'è nessuno che lo sa. Grazie a tutti per l'ascolto e buon cammino soprattutto alle persone che si occupano dei nostri figli, che non sono figli speciali ma sono solo figli.